il nostro percorso ha seguito il messaggio nato da tre parole. L'ho già detto quando sono stata nelle scuole. Tre parole magiche, una sorta di guida per chi studia, per chi vive esperienze creative, per chi si prepara al futuro. Fiducia, entusiasmo, dinamismo. Tre parole che qui stamane si sono realizzate. Fiducia nella scuola, nelle istituzioni, nei giovani che alla scuola vengono affidati e nella loro positività. Entusiasmo della scuola in tutte le sue componenti per affrontare il viaggio sempre affascinante proprio perché spesso imprevedibile della formazione umana e tecnica dei nostri ragazzi. Entusiasmo dei ragazzi stessi, pronti a cogliere le opportunità che vengono loro offerte con passione educativa. Dinamismo, perché la scuola, fatta per giovani e di giovani, non può certo arenarsi su luoghi comuni triti e ritriti, ma deve avere la capacità di adeguarsi ai tempi con la vitalità di percorsi e di spunti originali. Non ci dimentichiamo che a Napoli, per esempio, oltre per quanto riguarda le sue grandi tradizioni, abbiamo l'Università Partenope, l'Università Partenope che forse è l'unica esistente al mondo che si interessa dello shipping. Abbiamo l'IPE che insegna specialmente ai diplomati, ai laureati, quelli che non insegnano le scuole. Attualmente sta facendo un master sullo shipping e lo fa ogni anno. Tutti i ragazzi che escono dall'IPE trovano un lavoro. Quindi il mare oggi, l'industria del mare è l'unica che può dare lavoro anche in questo momento di grande disoccupazione. Il nostro Roberto Coccia che abbiamo adottato nel nostro percorso. Grazie al Propeller Club. Grazie, grazie. Andiamo. Okay. Okay. Grazie. L'altro ragazzo di colore, complimenti. Terzo premio che va alla scuola console
con un disegno. La scuola ha presentato un disegno multilivello titolato "A quale livello il mare può essere il tuo?" e con la scatola "Il mare, immagine dell'infinito". Le ragioni, scusate, le ragioni che hanno, diciamo così, sulle quali la giuria ha attribuito il terzo premio alla scuola Console, sta nel fatto che i due elaborati, quindi il disegno e la scatola, si sono distinti per originalità, per creatività, per l'impegno civico che li ha animati, utilizzando peraltro in questa attività materiali estremamente semplici, soprattutto nella creazione del mare infinito. Pensate, mare infinito chiuso in una scatola che notoriamente è una cosa molto finita. Adesso chiediamo alla scuola di avvicinarsi con l'insegnante, la dirigente scolastica, che hanno giustamente chiamato preside, come si usava e con tutto il significato che questo ha. I ragazzi, la premiazione che procede, professoressa. Bene, facciamo una cosa a due. Bene, di nuovo complimenti davvero alla presta, agli insegnanti, ai ragazzi. Siamo al numero 2, Sacro Cuore, che ha presentato. E non è finita qui, perché questa scuola, e devo dire c'è nel terzo premio e nel secondo una creatività anche nell'immaginazione che è straordinaria, vi ho detto, motivando il terzo, che hanno chiuso il mare. Gioventù, tranquilli. Vi ho detto, motivando il terzo, che hanno chiuso il mare infinito dentro ad una scatola. La scuola Sacro Cuore ha presentato un elaborato multidisciplinare con un titolo fantastico, "La classe non è acqua", che diciamo così, come tutte le frasi con più significati, si collega al mare, ma si collega anche al fatto che la classe delle persone, l'abilità di sapere stare insieme, eccetera, non è una cosa semplice che si inventa, gioca con la classe che ha lavorato e con il tema del mare, insomma, una cosa davvero geniale. Questo elaborato si è distinto per il ventaglio di soluzioni individuali, hanno lavorato sul fumetto, sulla drammatizzazione, su pensieri, su poesie, davvero la classe non è acqua. A corroborare, a legare il tema centrale del concorso, cioè il fatto di salvaguardare l'ambiente marino e le opportunità di interessi, ricerca e lavoro ad esse connesse. Premia la classe di insegnante, preside, questa scuola, il nostro comandante della Guardia di Finanza. Complimenti davvero bravissimi. Comandante Mariani, per cortesia, abbiamo silenzio, ma si crea
sera, chi è, chi non è. Ci proviamo per un attimo. Allora, primo premio è stato acquisito, pensate, con un acquario fatto con materiale riciclato. Anche qui c'è un'idea straordinaria, nel senso che si fa una cosa bella e notoriamente pulita come l'acquario, utilizzando materiale riciclato, c'è un'idea del consumo e dell'uso per cui si riutilizzano i prodotti. La scuola che si è aggiudicata il primo premio se lo aggiudica grazie ad un prodotto che è stato contrassegnato da forte originalità e senso artistico, nonché sorretto anche da molto senso civico, perché questo ha consentito agli allievi bravissimi di riciclare materiale plastico che, come è noto, è quello più difficile e lungo riciclaggio, per creare un ambiente marino. Delizioso e significativo anche il video prodotto dalla scuola sull'esperienza formativa che questa scuola ha vissuto e goduto insieme. La scuola e l'Istituto Comprensivo Cangemi.